Questo programma contiene linguaggio volgare. Tutto bene? Mi mancherà fare musica con lui. È un po' strano che tu continui a fare musica con lui. Io non riesco proprio a capirlo. Forse in futuro potrei fare musica con lui, forse in futuro, ma tra molto molto tempo. Non penso sia una buona idea. Riprendere le canzoni che abbiamo scritto. Dobbiamo finirle. Potremmo guadagnare un sacco di soldi. Allora, che ne so, forse hai scelto l'uomo sbagliato. Non sei convinta? Sì che lo sono, è solo che è dura metterci una pietra sopra. Ok. Le ho detto che mi dà fastidio, ma ovviamente non è convinta. Vai a schiarirti le idee, vai. Smettila! Vai, ma fai sul serio? Sono serissimo. Smettila, ma perché fai così? Perché io faccio sul serio, e tu? Certo che faccio sul serio, che cosa voglio vuoi, solo fare musica con lui, non fare lo scemo! Ma ti rendi conto che non mi sta bene che tu voglia fare musica con lui? Te ne rendi conto? Sto dicendo una verità e si incavola per questo. È come un figlio. Lo fai, te ne prendi cura e continui a lavorarci e non puoi dimenticartene, sarebbe orribile. Tu non capisci come funziona. Mi spiace che Lorena soffra, ma mi sembra ovvio che problemi del genere all'inizio di una storia non sono sicuramente un bel segnale. Devi fare un sacrificio, prendi una decisione. Oppure dimmi, Joy, voglio farlo lo stesso. E fai come vuoi. Ma sai bene che cosa ne penso. Quindi ti perderei? Non lo so. Esatto, non lo sai. Invece dovresti saperlo e prendere una decisione. Non lo accetto, mi capisci? No, non ci riesco. Non riesco nemmeno a credere che stiamo facendo questo discorso. Credo che sia quella giusta e mi fa molto male adesso pensare che tutto questo possa finire. È lavoro. Vuoi farlo? Ho paura di dirti cosa voglio fare perché non mi capisci, ovviamente. Quindi lo vuoi fare davvero? Posso solo mentire. No, non voglio farlo. No. Wow. Tutto bene? No. Che succede? Stiamo litigando sulla musica. Perché vuoi fare musica col tuo ex? Se sentissi un nostro brano, diresti wow. Si sta comportando da bambino. Let's go. Immaginati Joy a casa a pensare che tu sei con Patrick cantando Non sai cosa si prova, mentre vi guardate negli occhi. Dai, Lorena! È come se Joy fosse un insegnante di salsa e la sua ex arrivasse qui chiedendogli di fare ancora il cha-cha-cha insieme. Sarebbe strano, non è vero? Non funzionerà mai. Non è così che funziona la musica, sinceramente. Immaginatevi di avere una ragazza il cui ex ragazzo arriva all'improvviso e vuole fare musica con lei. Nah. Che fastidio. Provo a parlargli, ma non fa che allontanarsi da me. Vai, fai come vuoi. Proverò a parlare con lui, anche se non vuole. Joey! Cosa? Possiamo smetterla. Che cosa? Sei incavolato. È ovvio, amore. Visto ciò che è successo, lo saresti anche tu. Non posso certo fare finta di niente, no? Mi hai fatto arrabbiare. Se Lorena mi ama e vuole stare con me, farà sacrifici proprio come farei io. Io non sono scemo, capisco le cose. So che provi ancora qualcosa per Patrick, lo so. Se vuoi stare con me, stai con me. Se mi dici che non vuoi, ma io sto però con devi starci te. Al 100%. Se non è al 100% non funzionerà, okay, mai. Ok, Patrick. Capisci? Capisci che intendo? Lorena, porca troia. Oh, mamma, è solo perché stiamo litigando, dai! Io sono Joy Essex, non sono Patrick. Oh, mamma mia.